Tattica. Ragazzi, mancano un paio di minuti. Aspetta, devo salutare anche Claudio perché se no Italian Padel. La settimana prossima noi qui avremo un collegamento con aiutami, il centro di Milano che hai costruito tu, City Life. ok, City Life, dove c'è face to face, cioè padelisti dell'Inter e padelisti del Milan, ma tutti i giocatori che hanno fatto la storia del derby. Siccome la settimana prossima c'è il derby, cioè, da Cambiasso a Zanetti e di qua. C'è Maurizio Ganza, Albertini, non so chi più ne ha più ne metta, e quei campi li ha costruiti lui. Sì, beh, c'è il nostro centro gemello milanese, devo dire, fa dei campi No, spettacolari. ma ripeto, la questione è soltanto che quante persone lavorano adesso da te? 40. 40. Cioè, stavano rischiando di diventare 20, sono diventate 40, e se continua così ne assumi altri 10, 15? Sicuramente sì, credo che ritorneremo ai 50, tranquillamente. Ai 56 dipendenti, anche perché abbiamo in atto un brevetto di campi multisport che presenteremo a maggio e si aprirà anche questo a livello internazionale di nuovo. Anche perché lui prima costruiva cancelli e inferriate e i muri non vanno più di moda, capito? Noi le pareti, le pareti che ci piacciono di più. Sono quelle del padre, poi vedi che noi puliamo col vetrillo, proprio come Ma una lo volta, vedi con i giornali. che c'è anche un messaggio sociale in tutto questo. Ma chiudersi i muri, non ci piace. I muri, le pareti ci piacciono quando recuperiamo, capito, i conti di padel. Giusto, Zambrotta, tu usi la parete quando giochi a padel il giovedì sera con i tuoi amici pensionati? Assolutamente sì, è uno dei colpi ad effetto, diciamo così, assolutamente sì. Molto bene. Zambrotta soffre col padel, perché secondo me correva così tanto e secondo me va a È sbattere. troppo Se stretto. mi ricordi di Zambrotta sono su quella faccia che va. Quando il padel lo frenano immediatamente. No. Diciamo che col tempo ho imparato anche a curvare, non andavo solo dritto, ma poi col tempo, migliorando con l'età, ho imparato anche a curvare e a fermarmi. Grazie Gianluca Zambrotta, a presto dal tuo centro, dall'Eracom di Como, grazie e complimenti per tutto quello che fai per lo sport. Stesso discorso per Claudio Garoppini, complimenti per tutto quello che quando si dà lavoro a delle persone praticando sport e facendo praticare sport è sempre una bella notizia. Max, noi caro Massimiliano ci vediamo presto. Noi ci vediamo presto, diciamo la nostra partitella. Speriamo. Speriamo, devo dire una cosa, mi hai fatto parlare di Roma, non parlo mai di calcio perché no, perché Ma l'hai fatto in però maniera soffro un po', sì, che. soffro un E poi po', non lo farò mai più. ricordati che, come dice il poeta, quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. E questo lo diceva un poeta importante. Nietzsche? Neri per caso. Neri per caso. Michele Plastino, tu fermo lì, puoi andare a prendere un caffè, ci rivediamo alle 13:15. Ragazzi, è stato meraviglioso. Cristiana Buonanno è già alla sua postazione, mi pare di vederla. Come se la vedessi, Cristiana, guarda che tra poco fa un'edizione flash di Sky Sport 24. Mi sembra di vederla lì. Andiamo a giocare a padel. Andiamo a giocare a padel, tutti.